Messico. Qualche settimana fa vengono portati in Parlamento due presunti scheletri di alieni che teoricamente dovrebbero risalire a più di 1000 anni fa, con 3 dita nelle mani, 3 dita nei piedi, insomma lo vediamo bene, no? Assomiglia un po', oddio, un po' a noi, direi di no. Però tutto questo per introdurre il tema della puntata. Secondo voi siamo soli in questo universo o non siamo soli? Ci sarà qualcuno al di là della nostra immaginazione? Beh, scriveteci al 348 80 40 254. Cosa ne pensate? Esistono o non esistono? O meglio, se avete avuto un incontro ravvicinato o qualcosa di strano nella vostra vita, va bene, scriveteci. Ok, il numero è sempre questo qua, 348 80 40 254. Ma adesso dovevo cercare una canzone, per introdurre questo argomento, questo fil rouge di questa serata. Allora sono andato a cercare nel vasto repertorio dei miei amici Pooh e ho trovato un brano veramente bello, che si divide in due parti. Nella prima parte c'è un uomo che incontra un alieno e inizia a fare delle domande. Una delle quali è: quanti anni hai? E l'alieno risponde: ne ho 1000 dei tuoi. Ma la domanda, anzi la risposta che più mi ha incuriosito è: quante armi hai? E l'alieno risponde: non so cos'è. Arrivassero qui, noi saremmo pronti a fare vedere tutte le nostre armi. Saremmo pronti a difenderci, magari da una minaccia inesistente. Io questo non lo so, però voglio rendervi partecipi al 348 80 40 254. Fatemi sapere cosa ne pensate. E adesso andiamo proprio a cantare questo brano di parecchi anni fa che si intitola Uno straniero venuto dal tempo. Troppi ormai
indica le stelle, il vecchio ancora. Poi mi guarda al viso e dice: era come noi, era. Quante lacrime ho versato guardando questo film, ma quante! E adesso vi presento l'ospite di questa sera che un po' alieno, secondo me, lo è. Anche perché a 7.0, ci siamo capiti, ha una voce. Ragazzi, ha una voce! E allora la parte nopea di Casa Peiretti, signore e signori, a Grillo Amedeo! Buonasera! Ciao a tutti, c'è Enrico, buonasera a tutti. E allora, aspetta che ti metto in posizione, che lì ci sono la X, c'è, sul palco c'è la X. Ciao, come stai, Amedeo? Sei in forma? Ai piedi. Aspetta, ai piedi, cosa è successo? Ci sono dei cavi che vanno, dei cavi che vengono. Hai capito? Ecco. Ma senti un po', lei ve moti della serata. Sì. Nel frattempo chiedo a Fabrizio se può togliermi il ritorno. Lei moti della serata, tu hai mai avuto qualche incontro ravvicinato? No, assolutamente no. Niente? No. Ma ci credi o no? Secondo te siamo soli o non siamo soli? La canta Vasco Rossi. Siamo soli, ma non era riferito a questo. Vabbè, quello è da vedere, non sappiamo. Se succederà ce ne accorgeremo. Speriamo. Sicuramente. Spero di ma pensa di no. Hanno fatto tanti film su queste cose che non sai mai se effettivamente è vero o non è vero. Anche perché poi, secondo me, gli altri... Dovremmo essere noi? Gli altri siamo noi. Siamo noi. Vuoi vedere? E morivano giù
secondo te arriverà qualche messaggio di qualcuno che ci racconta? Ha visto gli alieni? Ma non sì, lo so. Ma guarda che ormai... Ma ci ascoltano di sicuro. È dagli anni 80, che ce la menano con Roosevelt, con l'area 51, non mi ricordo più come si chiama. Sì. È 51? Boh, con tutti 58. I figli non si capisce. Hanno inventato di tutto di più. Ma se arriva qualcuno e invitiamo a casa Vialetti, vorrei vedere, no? Ma io, ma ci mancherebbe. Io e te l'alieno. Ma pensa che bello. Che trasmissione. Io e te un alieno. Vabbè, c'è già stato Ciro che più o meno. Ragazzi, 348 80 40 254 anche per le vostre richieste, quindi i vostri saluti. Alieni a parte. Esatto, a Medeo oppure le vostre fotografie. Andiamo avanti proprio con una vostra richiesta, perché è stata richiesta sì e no 4-5 puntate fa, I Giardini di Marzo, e arriva Lucio Battisti. Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti, i miei prima. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero, coi fiori non ancora appassiti. Le mie malinconie, l'universo.
senso di vivere, quello ancora non c'è. Adesso noi ci fermiamo soltanto 4 minuti, fine primo tempo, ma ci aspetta un grande secondo tempo con Anna Re di Gigi Alessio e ancora Tu sei una cosa grande, tanti bei brani e anche arrivano gli 883. Poi una sorpresa nel terzo tempo, pubblicità. Il prossimo brano è una mia richiesta. Oh, l'ho mandato io un messaggio l'altra settimana al 348 80 40 250 scrivendo: quando c'è Amedeo vorrei sentire la mia canzone preferita. Sì, sì. Che è quella lì che fa andare come ha già fatto sta lontana te. Pronunciato bene? Sono bravo? No. La Suma Stella. No, come la Suma Stella? Ma la Suma Pensi. Vabbè, dai, falla tu. Prometto che non ti faccio nessun coro. Prometto. Ok? Andare, Gigi D'Alessio. Cerca la mano, se te non me l'ho mai scordato, atteggiamo un milione volte che stasera ti dice nel caso di incazzando ogni volta carice, si dispoggia sarà più bella ancora, dispoggia un sogno che va là. Casi tu non prometto coro, sarà tutto di una sera, e poi con questi cosi protetta a te. Amare, come ha già fatta sta lontana te, ma che conferenza sa di lato di il bacio le spalle tutto. Amare, soltanto così tale quante, voglio ancora e mie paure si stanno scurando canna ma faccia mia prima spuncia, tanto faccia vai pazza da me, il mio sull'atto ci amavere. Io voglio stare solamente con te, perché quando non stivo con me, ora che ti chiamo andare. Io sto aspettando soltanto sapere se tutto l'altro che posso vedere. Che bello andare, si sembra di quest'amore vestuto che c'è ancora contro quello che già sapevano, non basava nemmeno amore a te. Si cercava battendo coro, una volta me ne cacciava, mi scordava dalla puttana se mi sono tu. Amare, come ha già fatto a stare lontana tu, ma che conferenza sarà la di te, il bacio delle spartute. Amare, soltanto tu ci tale qualatti, voglio ancora che le mie paure si stanno scura boccanna, mi faccio mia prima scusa, tanto staccio vai pazza per me, il mio soldato ci amavere.
grazie. Guarda, io sto aspettando soltanto di sapere se più tardi ti posso vedere. Che bello! Ma tu riesci a capire quelle frasi che ti... Tutto, ho capito tutto. Praticamente anche quella di prima si chiamava Annare, questa di adesso si chiama Annare, così quando è non sbaglia. Ma tu ci capito, tu sai solo Annare e poi il resto arriva. No, se vuoi te la traduco tutto, tutta. Non abbiamo tempo, anche perché sono arrivati tanti messaggi che adesso andiamo a leggere. Vai Fabrizio, regia! Ma cosa credi? Qualcosa posso anche... Eccomi, sono Michele, ciao Amedeo, il tuo fan! Ciao Michele, un bacione grande! Il fan di Amedeo, ciao Michele, ciao! Sei con grande, la foto sei di Amedeo! Di quanto sei, ti giuro, ti voglio bene! Questo sono soddisfazione, questo amore! Complimenti Enrico, per Amedeo, ucci ucci, sento odor di guaiucci, Ciro! Ciro fai il bravo! Ah, no, Ciro, ma proprio lui parla! Cioè, lui si intende Juve Napoli, lascia perdere! Ciro, guarda che abbiamo avuto un'immagine di Ciro prima! Intanto, in un lontano pianeta, nella costellazione più remota dall'altra Alfa Centauri sul pianeta 7, voglio immaginare che in questo momento stanno cantando con l'astronave Pele. Ma cosa? Che schifo! Amedeo, ma che schifo è? Ma dai! Sei carino così! Ma sono... non sarò il mio, però così è proprio brutto, ragazzi, bruttissimo. Cadaveretti è sempre un'attesa stupenda, bravissimi Dani d'Alessandria. Ciao Grazie, Dani! Grazie Dani, ciao! Grazie! Cosa ridi? Cosa ridi? È spontanea! Che spontanea! Un saluto a tutti, Paolo da con legno, ciao Paolo, grazie. Ciao. Buona serata e buon divertimento, nostro Paolo. Vai. Ciao cognato, sei tornato, sei un grande. Bisogna vedere chi è vostro cognato. È tuo, è tuo, è tuo. Sarà sicuramente. Sei tu il cognato. Rosalia. E Rosalia. Ciao Rosalia, come va? Benvenuta in casa Veretti. Ciao Enrico, quando si recita il credo, si dice credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e di tutte le cose visibili e invisibili. È tutto detto, viva la musica, esiste il soprannaturale, Laila, bella questa cosa, quindi hai collegato la parte cristiana, la parte... Brava, non ho parole, ti piace, brava Laila, brava. Ciao Enrico, io credo che non siamo soli, troppo grande l'universo per esserci solo noi. Sai che spreco di spazio, grazie per la compagnia che ci fai, un saluto da Walter, Marie e Giulia. Ciao grazie. Walter, ciao Marie, ciao Giulia. Quindi vedi che qua... Ciao Peiretti, mia mamma ha visto un UFO quando è andata in Riviera qualche estate fa. Mi sembra fosse a Spotorno. Io invece ti salutano anche i miei tre gattini. Salutiamo Alex e da Roburent Cuneo. Ciao San Giacomo di Roburent. Ciao San Giacomo, ciao Alex. Belli, che belli gattini. Vada. Sì, io sono convinto che esistono gli alieni. Nella mia vita ne ho visti due UFO. Dani d'Alessandro. Non uno, ma due. Cioè, bisognerebbe fotografarli, sai. Ma poi anche se tu li fotografi, c'è sempre qualcuno che dice che è un fake. Invece magari certe foto sono anche vere. Buonasera a tutti. Secondo me esistono altre forme di vita extraterrestri. Se no Medeo non sarebbe qui. Avrei piacere di ascoltare Grande Amore dei Volo. Ok, la mettiamo in programma la prossima volta che c'è Medeo. Grazie, siete super. Germana da San Giusto Canavese. Ciao Germana, grazie. Ciao, grazie. Un brano complicatissimo, Grande Amore. Poi non c'è una base bella. E basta! Ma basta! Ma la vera domanda è... E come sono le aliene? Vabbè, anche questo è vero. Perché si parla sempre al maschile di alieni? A scuola. Al femminile, le aliene. Ma io fatico a avere un rapporto normale con le umane, figurati le aliene. Ma forse quindi... lì ti riesce perché non ti capiscono. E potrebbe, ma neanche le umane. Ma neanche le umane mi capiscono. Telefono casa, ti ricordi? Un abbraccio dalla Foncina. E ti e Germano. Grazie. Ciao Germano. Belli che siete, grazie. Come sempre presenti, ciao Casa Peretti, Giovanni e Alessandria. Regia, mi è partito definitivamente l'auricolare sinistro, non sento più niente. Comunque ciao Giovanni, ciao Alessandria, grazie. Faceva crack cry questi giorni, non l'ho cambiato adesso. A essere soli, intervengono però... Aspetta che papà torna. L'immensità, questo è lungo, aspetta che mi concentro. L'immensità dello spazio è talmente grande che sarebbe presuntuoso presumere di essere soli. Intervengono però distanze, ma non solo, anche il fattore tempo. Consideriamo che alcune stelle che vediamo sono in realtà morte da millenni, ma solo ora arriva a noi la luce. Noi esseri umani in grado di comunicare con segnali radio siamo una piccola virgola temporale di un'intera biblioteca. Non è quindi solo un problema di dove, ma anche di quando. Per quanto riguarda le mummie aliene, il mio scalpello con 20 euro le fa meglio. Punto G. Comunque sono molto bravo. Sai che il parroco di Luserna Alta, che mi sente leggere i messaggi così, mi ha detto: perché non vieni a leggere in chiesa?
Ma sì, ma detto, ma c'è così? Ma c'è? No, 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 no. Per adesso no. Ciao Medeo, è bello sentirti cantare, bravissimo. Ciao Enrico, bravissimo. Buona serata da Rosalia. 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 La più bella che ci sia. E le suzia. Via, via. Bravi a tutti. Bella interpretazione del genio Battisti. Sei grande Enrico, potresti interpretare la... Gallina Coccodè di Battisti, non la so, io chiedo scusa alla mia ignoranza musicale, ogni tanto ne sappiamo tante, la Gallina Coccodè non la so, ma la imparerò, anzi già stasera vado a cercarmi. Buon inizio di canzoni, ciao da Elena, grazie Elena. Sempre presente la nostra Elena, Finardi extraterrestre anche, non solo Pù, vedremo. È vero, anche Finardi ha dedicato una canzone a questo mondo così... Io sì che l'ho visto, ho conosciuto un UFO, un forobò. Zia Marta, chi la poteva fare un messaggio del genere? Perché non gli ha fatto una foto? Ecco, la domanda è: perché non gli hai fatto una foto? Ce l'hai visto? Gli alieni li vedo tutti i giorni, Lino da Cumiana. Ti credo allora. ragazzi, volevo portare la puntata sul serio. Vabbè, bella così. Buona serata a tutti voi. Grande inizio con il grandissimo Umbertone Nazionale, Mauro Roberta di Rivalta. Ciao Mauro, ciao Roberta. Grazie ragazzi, grazie. Salutiamo tutta Rivalta, la regia mi dice di andare veloci. Amedeo sei grande, bravissimo. Enrico, i veri UFO siete voi. Maria e Valta di Bibiana addirittura. Grazie ragazzi. Molto gentili. Buonasera, visto che stasera c'è il mio fratello lì da voi, fategli pervenire i miei saluti, vi aspetto. No, è andata via. Aspetta, ho avuto un attimo di... Comunque, buonasera, visto che... ok, Claudio da Verbagna. Ciao Claudio, grazie. Magari intende la serata, la terza parte di Casa Peretti, dovrà avremo una sorpresa. Io sì ci credo e certamente guardano Casa Peretti, quindi voglio fargli sapere che a casa mia sono i benvenuti, vi aspetto Monia. Vabbè. Giusto che sì. Ciao Monia. Grande amico per la sua ora. Felice, un saluto al giovane cantante Amedeo. Grazie per il giovane. Che ciao a voi e due Franco. Torino 7.0, non dico l'età perché noi in Casa Peretti non lo diciamo, però 7.0. sono Renata da Piscina, siete molto bravi, se è possibile ascoltare una canzone di Celentano, grazie della bella serata. Comunque per me gli alieni non esistono, è tutta pubblicità. Brava Renata, decisa con la tua idea, e domani ti cantiamo anche Adriano Celentano. Grande Amedeo, sempre il nostro ospite preferito. Michele ha fatto una capriola quando ti ha visto, si è alienato. Miru da Bargia addirittura. Grazie, dai un bacio a tuo figlio. Dai, da parte mia, dai, grazie. Una sera ero a cenare sul lago di Lugano assieme a una ballerina russa del casinò, perché io lavoro al casinò, e lei mi ha raccontato che lei aveva visto nel suo paese un disco volante e mi sembrava sincera. Gianni di Arona. Beh, io credevo che questo messaggio fosse un po' sai, un po' simpatico, un po'... Invece, bravo Gianni, bella questa storia. Poi come è finita la cena ce lo dici in un'altra puntata. Bravissimi come sempre, un bacio grande a tutti, ma in particolare Amedeo, Fabio e Nico da Luserna. Grazie. Finalmente anche un messaggio da Luserna, si ricordano ogni tanto di noi. Stringi, che non lo vedo, sono professoressa. Fabrizio, sarà una professoressa che... Ah, vedi, a proposito di alieni, avevo una professoressa che ci credeva veramente, facendoci ore ed ore di spiegazioni dei campi magnetici e teorie complottiste sulle piramidi. Una mattina entra in classe preoccupata poiché suo marito è stato rapito da essi. Sono stato io, vengo in pace. Mannaggia Stefano! Io penso che gli alieni siamo noi che stiamo distruggendo il pianeta Terra. Concordo! Sempre bello ascoltare le cazzo di Tozzi, lo dice Patti 60! Vuoi rivedere se non lo diceva lei, giusto che sì. Vabbè, Enrico ha ragione, Amedeo è un vero alieno, è un bravo alieno, lo so, su me. Sotto questa peleta c'è il computer, ci sono cose strane. Siete i migliori ragazzi, un abbraccio forte da Amedeo, saluti da Luserna San Giovanni. Finalmente lo sapete. Tu sia, ma è sindaco, grazie. È sindaco. Sicuramente. Ciao a tutta Casa Peretti, ciao Amedeo ed Enrico, volevo solo dire una cosa. Per me gli UFO non esistono, per me sono tutte cavolate. E come dice San Tommaso, io non vedo se non credo. Ciao Enrico da Collegno, bravo Enrico. Tommaso dice io non vedo se non metto il naso. Vabbè, non importa. Vabbè, è giusto che sei così. Non ce l'hanno gli UFO il naso, quindi non puoi. Ciao Enrico. Tu l'unico che puoi dire, aspetta, tu l'unico che puoi dire a mio marito grazie maglietta, hai il Parkinson, è giovane, noi non siamo come venire, ci puoi... ho capito il messaggio. Sì, ben volentieri vengo a trovarvi a Novara appena sono da quelle parti, ve l'ho promesso,
forse già anche domenica. Volevo salutare una persona speciale che da qualche anno è entrata a far parte della mia vita, la nostra vita, portando sorrisi, allegria e ottimo formaggio. Volevo ricordare che gli voglio un bene immenso. Ciao nonnolino, Giulia e Cesare. Ciao Giulia, ciao Cesare e ciao nonnolino. Invece Osvaldo da Venaria Reale ci scrive: grazie a te Enrico che ogni sera con la tua musica, con la tua ora di musica e canto, sempre al meglio con cantanti noti e meno a casa Peretti, ma sempre con il tuo tatto gentile e coinvolgente, dove le parole non arrivano, la musica parla. Beh, ma grazie Osvaldo, dobbiamo fermarci. Dopo Osvaldo possiamo fermare i messaggi, perché scrive sempre delle cose meravigliose. Bellissime. Dobbiamo ricordarvi una cosa: freccia in su del vostro telecomando per entrare nell'on demand di Rete 7. Quindi freccia in su, poi andate a cliccare la parola OK, cioè la scritta OK, e potete rivedere tutti i programmi di Rete 7, non solo Casa Peretti. Buongiorno dottore, buongiorno avvocato, tutti i telegiornali, Dove la festa, quindi una rassegna delle feste del Piemonte. Insomma, se vi siete persi qualcosa è il momento di provare a fare OK con il telecomando, con la freccia in su, soltanto se la televisione è collegata con internet. Adesso noi ci fermiamo e poi nel terzo tempo una gradita davvero pubblicità, sorpresa, virgola, pubblicità. Oggi sbagliato una volta. Vediamo un po' se a casa riconoscono questa persona. Secondo me in tanti si stanno chiedendo: ma l'ho già visto da qualche parte, eppure l'ho già visto, l'EPAM Maslè, l'EPAM farmacista, eppure lui si chiama Lino ed è protagonista della pubblicità che apre Casa Peretti. Ciao Lino, benvenuto in Casa Peretti. Ciao a tutti. Innanzitutto voglio chiederti una cosa, poi spieghiamo anche perché hai un basso in mano. Grazie. Perché è da inizio anno che tu sostieni Casa Peretti e noi facciamo vedere quella bella pubblicità che abbiamo registrato alle 5 del mattino, esatto, in quella stalla e poi tutta la lavorazione dei tuoi stupendi formaggi. Però voglio chiedere una cosa: come è cambiata la tua attività da quando hai deciso di entrare a far parte di Casa Peretti? Diciamo che la situazione è cambiata totalmente in meglio. Il negozio si è riempito, gente nuova, gente arrivata addirittura dalla Toscana. Ma per Casa Peretti? Apposta per Casa Peretti. Tra l'altro ero fuori prima, una signora ha chiamato in diretta, ha detto: sto ascoltando in diretta, mi ha chiesto il numero. Ma dai. E quindi poi gente che vuole gli autori. Guarda, da te? Da me? Da te? No, chiedi di te. È una cosa incredibile, non sapevo, lo facevo anni fa. Che bella, anni fa non potevi fare perché non eravamo in onda. Però bene, perché ha un basso in mano? Perché questo è il miracolo di Casa Peretti. Lino è passato da un mio cliente, dove io ho creato per lui la pubblicità, ad un mio musicista. Come? Chiacchierando con lui ho detto: guarda, ma noi facciamo un repertorio quest'estate, però per il 2024 mi piacerebbe mettere su qualcosa di un po' più impegnativo, quindi aggiungere un basso e una batteria al grande spettacolo che comunque abbiamo portato in esterna tutta l'estate. E lui mi ha detto: ma io il basso lo suono. Faccio: oi boh, mi sono detto, ma allora ti piacerebbe? E lui ci ha pensato sì e no, 2 secondi, mi ha detto sì, mandami la scaletta e io dammi un po' di tempo, e dammi 6 mesi di tempo e inizio ad imparare i giri delle tue canzoni, dei tuoi medley, della tua scaletta. Adesso, visto che i pezzi non sono proprio ancora tutti pronti, anche perché ci va ancora un po' di tempo, però sono contento di averlo qui perché ve ne facciamo assaggiare un po' del tuo talento. In questo momento non è il formaggio ma è il basso, perché assaggiare poi uno pensa subito Peretti si mette errori, mangi... perdonatemi, ma l'emozione è tanta e televisione d'altronde. Se si sbaglia è bello così, Casa Peretti va così e ci cantiamo una canzone in questo mondo di ladri. Al basso Lino. In questo mondo di santi
in questo mondo di eroi. Noi siamo molto importanti, ma puoi venire con noi. Sì. In questo mondo di debiti, viviamo solo di scandali e ci sposiamo le vergini. Ehi, ne disprezziamo i politici e ci arrabbiamo, preghiamo, gridiamo, piangiamo e poi leggiamo gli oroscopi. Perché siamo dei matti noi, grazie Lino. Sei pronto a passare una primavera, un'estate e un autunno sui migliori palchi del Piemonte, insieme a me, insieme ad Alessia Cherucci, insieme a Luciano Banchini. Batterista non l'ho ancora trovato, ma ce l'avrei qui davanti, ma è una testona, è testa dura. Suona... Amedeo Grillo, vieni qua. Amedeo Grillo suona la batteria da quando era alto così. Non è cresciuto tantissimo, però... Ragazzi... grazie al nostro... Grazie a te Enrico, grazie. Grande. È solo un assaggio, un piccolo assaggio di ciò che succederà. Adesso però andiamo avanti con tutti i vostri messaggi. Eccoli qua. Vieni Amedeo, vieni. Sì, qua un po' vanno, un po' vengono, siamo in diretta, lo studio è quello così. Eccoci qua, ciao Enrico e Amedeo, ottime canzoni anche questa sera che accompagnano la nostra cena. Buona serata dalla Family Fava, ciao grazie. Fava, ciao Fava, grazie. A proposito di sponsor, il figliuolo è sponsor da 2 anni in casa. Sì, lo so. Grazie Fava, ciao amici, grazie per serate speciali come voi, grazie. Gentile questo messaggio anche se non si è firmato, vada. Cioè Enrico, ciao Amedeo, questo argomento è un particolare, io ci credo anche se non li ho visti, basta osservare quanta gente ci circonda. Un saluto a tutti voi da Tina e Betta. Questi non sono lupi, sono tutto rullo. Non confondiamo lupo col turulu. Sai cos'è un turulu? No. È quando uno un po' turulu. Ciao Enrico Amedeo, vi voglio tanto bene, saluti dalla famiglia, baci Daniela da Torino. Ciao, grazie Daniela. Grazie di cuore Daniela. Mi ha dato una grinta Melino. Casa Piretti c'è sempre. Io aspetto sempre l'estate in Negramaro. Un salutone. Guarda, io ho provato a farla, per me è troppo difficile. Ci pensi tu? Allora, la prossima settimana c'è Amedeo e te la fa. Ok, va bene? Assolutamente. Oh, promesso. Amedeo sei un grande. Maurizio da Villadosso. Ti ringrazio, ma non sono Maurizio, molto alto. Maurizio, no, è 1,40. Ma vabbè, non è vero. È 1,65. Io sono 1,70. Correggo il titolo della canzone di Lucio Battisti. Per me... esattezza, il leone e la gallina, sì. Lo dice là. Invece prima cos'era? La quaglia? Non era la quaglia? No, salutiamo sempre Ciro. Ciao Enrico, tu e Amedeo siete grandi professionisti. Visto che hai il boss delle canzoni, digli di farmi suonare della PFM oppure ti avrò di ruggiare. Ci abbiamo provato, non si trova, è assurdo trovare la base. Non riusciamo. A meno che non la facciamo pianoforte voce, però è una base che ha bisogno di grinta, quindi non riusciamo. Ciao Enrico, Amedeo, vi voglio tanto. Bene, saluti alla famiglia, baci Daniela da Torino, viva Juve che ieri abbiamo vinto 1-0. Grazie a Milik, che un rigore, c'è un calcio d'angolo che
quasi non c'era, come lasciamo. Ma quasi, quasi. Non c'era, non c'era. Grande Lino, ti ho sentito sabato sera, sei un grande. Tino e Betta, arrivano anche i messaggi per Lino in questa serata di Casa Peretti, che bello. Grande Lino al basso, non vediamo l'ora di assaggiare i tuoi prodotti caseari. Ciao Enrico, sei sempre forte, grazie chiunque tu sia, anche se non ti sei firmato, però passa, Frossasco. Buonissimi, infatti, questa sera finiamo Casa Peretti. Un saluto, un abbraccio. Ne ha portati. Ne ha portati di là, e quindi tra un po'. Ah, ecco. Vada. Un saluto, un abbraccio, nonna Bis Alba. Baci, Cecce. Cecce, ciao Cecce, ciao nonna Bis. Ci aspettano i formaggi. Ciao Enrico, siete grandi, lo dice Gianfranco. Ciao Gianfranco. Grazie. Ma quanti siete stasera, ragazzi? Ma quanti siete? Che bello! Grande Enrico, potresti interpretare Benvenuti in Paradiso di Venditti, bravo Lino. Non la so, un altro brano che non so. Questa sera non c'è una richiesta che so, vuol dire che ho del lavoro da fare per accontentare tutti voi. Vuol dire che sei ancora un... Allora, regia, visto che io sono qua domani ma lui non c'è, quindi gli 883 le passiamo domani, quindi la richiesta la cantiamo domani. Adesso ci cantiamo un'altra richiesta, tu, sì, una cosa grande. Fantastico Fabio, grazie. Tu sei una cosa grande per me, una cosa che mi fa innamorare, una cosa che se tu guarda me mi innamora così, guarda a te. Sì, lo dicono tutte e tutti. Vorrei sapere una cosa da te. Dimmi. Perché quando io tu guarda così, ma così come? Sicuro tu ti senti morire. Yeah. Oh, scherzo. Non mi dice, non te lo dico. E non mi fai capire, ma perché? E dillo una volta sola. Sicuro tu nel frigorifero. E dimmi che mi vuoi bene con mio voglio bene a te. Tu sei una cosa grande per me, hai già detto, una cosa che tu stessa non sai, neanche l'immagino proprio, una cosa che non hai già avuto mai, non bene così, a così grande. Grazie Amedeo. Se volete rivedere questa puntata sul canale 83 alle 21.30, alle 4.15 di questa notte su Rete 7 in alta definizione, oppure fate la freccia in su e da domani potete rivedere tutte le puntate di Casa Peretti. Grazie a Fabrizio in regia per la strepitosa regia, appunto. Grazie a Giuliano Falco, ma non finisci qui perché dobbiamo finire la canzone. Esce. Piove? Guarda come piove, guarda. Adesso piove, basta che faccio così. Piove. Difatti, ci metti a sentire il freddo, vero? Ma i brividi della canzone. Brividi. Domani sera qui con me Valentina Branca. Un'altra grande ora, insieme. C'ho 41 di febbre. E dillo che amo bene. Ti voglio bene.
fossi una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai. Amedeo Grillo.